proviamo a far vedere le modifiche qua alla fonte di lava, ad esempio. Prendiamo un po' di blocchi, quelli seri, quelli mascolini, i blocchi di mattoni di pietra, ecco, sì sì, lava sono mascolini, ecco. Facciamo così, ovvero, mettiamo qualche blocco di pietra così, va. Ecco, quindi stiamo già a migliorare un po', ah, un'altra cosa, sta sulle palestre stavolta, non è più per il programma. Avevo appunto intenzione, come ho detto, di... Adesso proviamo a decorarlo un po' così, va. Così, mettendo blocchi a caso dappertutto, così. Ecco qua. Sì, ci sta, ci sta, ci sta. Ovviamente non ci sono spoiler. Il legno di Betulla ovviamente rappresenterà il capo palestra di tipo... Cioè, nessun capo palestra, ma rappresenterà il campione. Comunque, porco Dio! È figo. Sto posto è figo, sta venendo figo. Comunque, prendiamo le glowstone e mettiamole un po'. Ovviamente appunto rappresenterà invece il capo della lega, ecco, il campione della lega, ovviamente. E anche lì sul typing dei vari legni, delle varie palestre, non so che typing mettergli. Avevo pensato per il Dark Oak il tipo buio, perché comunque è un legno molto scuro, molto buio, molto scuro, che secondo me potrebbe essere davvero figo. Tanto, visto che tanto qua deve esserci poi la porta che porta a un posto in cui non porta nessun'altra porta, iniziamo a farci qualcosa, ecco. Qui appunto ci metterò magari le scale, e appunto qua ci farò la porta che porta dove non porta nessun'altra porta, ovvero la stanza del campione. Abbiamo già delle scale, perfetto. Queste qua andranno più che bene. E qua appunto ci sarà una porta che porta dove nessun'altra porta porta. Giuro che la smetto con sta stronzata e torno a fare serio. Cercavo poi di fare un meccanismo di pistoni. Sarà una semplice porta end, con un meccanismo a end. Quindi se non sono tutte e quattro le leve tirate, sta porta qua non si apre. Quindi sì, semplice, easy, molto facile. Poi cercavo di fare un meccanismo per il quale da dentro si possa chiudere. Però se io tiro una leva di quelle, non si potrà più chiudere. Idem se... Qua magari lì aperto, un sistema di sicurezza, se lì si rompe qualcosa quindi si apre, qua non si può più passare, eccetera, così, più no, una roba del genere sarà. Mettiamo un po' più di illuminazione, che sennò qua poi di notte scarseggia, eh. Magari tolgo anche il pillar qua, se serve un po' in mezzo ai cornes sta roba. Peccato, mi piaceva, in stile romano, mi piace, è figo. Comunque, facciamo un po' di luce così. Poi volevo mettere appunto anche questo nether track. Adesso non vorrei... Sono vecchio, sto morendo. Adesso non vorrei riempire eccessivamente sto posto. Però se ti faccio così... Beh, ci potrebbe stare. Porco demonio, mi ha preso un colpo quando sono caduto. È bello che io stavo ballo custodito, dovrei saperlo che lì c'era il buco. Comunque, pensavo di farlo così, cioè, secondo me ci può stare, ecco. Non è malaccio appunto con queste fiammate che partono da qua dai lati. Ok, siamo di nuovo qui. Mettiamo tipo così. Aspetta, perché la lava si alza se metto quel blocco lì? Vabbè, così anche rimane comunque figo. Dovrei avere del vetro. Dovrei avere queste scale. Ne ho 4 e qua ne ho 6. Cioè basteranno? Non so manco io che cazzo ho fatto. Però lo sto facendo e mi sta uscendo qualcosa di strano. E forse un po' più centrata la stanza, potrei anche fare il pilastro che va su così. Oppure potrei smontare sto coso qui in mezzo, sbattermene i coglioni e farlo lo stesso, un pilastro così che sale su. E qui rimane ferma così. E quelle due sbarre non sono manco male, non è brutto. È una cosa fatta completamente a caso, ma non è brutto. Beh, ovviamente vogliamo non mettere i banner, questi qua. Mettiamone tipo. Adesso qua non so ancora che materiali ci andranno, ma facciamo così, ecco. Queste colonne secondo me posso già metterle in tinta con... Ancora metterle in tinta appunto con il resto della costruzione, quindi mettiamo dei blocchi. Qui. Tornando al discorso dei tipi, secondo me il legno di quercia si abbina davvero, davvero molto molto bene al tipo normale. Tipo che a me piace anche. Sono sincero con voi, a me piace il tipo normale, mi piace giocarlo, mi piace giocare i Pokémon di tipo normale. E appunto, secondo me, il legno di quercia, che è il legno normale, più normale che c'è su Minecraft, si addice bene al tipo normale, che comunque è un bel tipo. Vediamo se sta bene con le colonne di coso.
Ma beh, sì, perché se io faccio l'altra colonna di purpur la continuo, poi sta male perché c'è già il purpur qua. Magari in questo punto metto invece un blocco di purpur, perché se no lì stona un po' effettivamente. Facciamoci dei blocchi di purpur. Appunto, il legno da caccia, che cazzo di tipo... Boh, tipo acciaio, no, ma non me lo vedo il tipo acciaio per... Boh, l'ho messo al contrario. Per un legno, ecco. Boh, il tipo erba, ma nemmeno, me lo vedrei più sulla betulla comunque, più che sulla cacia. Vedete che è un casino comunque dare un tipo a sta cacia di merda. Secondo me, questo hub del Nether è fatto. A me piace quella lì perché al posto della fontana ci ho messo appunto questo vetro blu, ma secondo me ci può stare perché appunto il vetro blu sta davvero molto bene. Comunque l'acqua, il vetro blu, il colore blu acceso, quel blu scuro, blu elettrico, sta molto bene con i materiali del Nether perché sono molto chiari al contrario appunto dell'acqua o comunque di quel vetro. No, ma allora, io stavo andando in miniera e guardate cosa ho notato. Adesso non più. Vi giuro che prima ho preso danno da caduta. Ma vi giuro. Scusa, cosa mi fai questo? No, vi giuro che ho preso danno da caduta prima. Vedete, perché prendo danno da caduta in acqua? Non dovrei! Ma scusa! Perché? Ma poi perché solo qui? No, cioè, scusa, fammi vedere. Qui no. Qui invece sì. Allora, adesso io probabilmente questa clip l'attacco alla seconda parte dell'episodio per l'hub della Lega. Perché sì, perché è un po' corto il secondo episodio. Però non è normale sta cosa. Cioè, non è normale che io prenda danno da caduta in acqua. Vabbè. Comunque ero venuto a prendere della lava, niente di che. Prendi dalla lava, prendi lì, prendi da qui va. Cioè, non è normale. Scusate, fatemelo fare ancora una volta, va. Cioè, fatemi capire. Scusa. Io se mi butto lì prendo danno. Qui anche. Qui no. Qui no. Qui sì. Cioè, solo in quel quadretto non prendo danno. Anche qui. Fammi vedere se... Quindi accanto ai blocchi di legno non prendo danno. Cioè, non so, non sono blocchi di legno, perché... Sono blocchi di roccia. Perché allora solo negli angoli non prendo danno? Però al centro prendo danno. Vabbè, io sta cosa qui non l'ho capita. Certo che bisogna comunque studiarsela un po' perché se si può sfruttare, ben venga. Comunque devo ancora capire perché in alcuni blocchi si prende danno e in altri no. Adesso sapete cosa voglio provare? Andiamo in mare, vediamo se anche dal mare prendiamo danno da caduta. Tanto ho gli stivaletti con Feather Falling, non mi faccio niente. Se no, prima tipo quella caduta che ho fatto da prima da qui. Mi sarei dovuto ammazzare la prima volta che ho fatto off camera, invece ho preso metà vita. Quindi, io c'ho un bel punto da buttarmi, ci buttiamo dal ponte. Saltiamo da, non da qui dove c'è Livi, ma un punto più bello, va. Da qui. Ok, qua è troppo alto, quindi di conseguenza non posso prendere danno da caduta, perché sono più di un blocco e si ferma prima. Ok, però là che c'era solo un blocco, ho preso danno da caduta. È una cosa che bisognerebbe studiarsi un attimo, ecco. Bisognerebbe studiarsi un attimo. Off camera ho allargato il percorso di ghiaia qui. E ho fatto qua la siepe. Aggiungendo anche la siepe, va. La iuola, aggiungendo appunto anche questi pezzi qua di legno per le torce. Spero vi venga un episodio abbastanza lungo, altrimenti facciamo tutti insieme una bellissima iuola di là. Perché tanto sono da fare anche quelle. Tanto devo finirle. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Se siete davvero dei grandissimi bei ragazzoni, mettete pure le notifiche. Vi ricordo di commentare se volete essere messi nel pozzo degli iscritti, come ai ragazzi che sono nel pozzo degli iscritti. E niente, passate dalla pagina Facebook, noi utilizzatori di Turismo R e da Mr. T-Best. È tutto. Shia! No, non copio. Beh. Ma l'avete già detto in tanti che questo è il saluto di YouTube fa cagare. Quindi smettevo di fare questo saluto. E boh, ditemi voi come salutare.